Buongiorno e ben ritrovati con l'edicola di 8 Channel. Andiamo a leggere i quotidiani di oggi, 10 agosto. Cominciamo con il quotidiano Il Roma. Andiamo a leggere l'apertura: stretta finale sui candidati e la politica. Forza Italia punta sul territorio, il PD cala i big. E poi la cronaca: holding del Re, tutti alla sbarra, fiumi di droga a San Giovanni, sprint dei PM per 10 narcos. In alto, inferno carceri, due i suicidi, la tragedia a Poggioreale e a Secondigliano. Allora andiamo all'interno a leggere il quotidiano Il Roma. C'è l'intervista al coordinatore nazionale di Articolo 1. L'agenda Draghi, dice, non esiste, occorre una svolta laburista. Scotto dice battaglia meridionalista, l'autonomia differenziata va contrastata, altrimenti a noi andrà soltanto l'elemosina. Vediamo che cosa dice nell'intervista di Mario Pepe. Dobbiamo condurre una battaglia meridionalista perché la ricetta principale di questa destra si chiama autonomia differenziata, che vuol dire in soldoni che le regioni più forti garantiranno servizi migliori e a noi solo elemosina. Le ricette del sud alla fine sono sempre influenzate dall'egemonia leghista che, anche se ora torna nei fortilizi del nord, ha lasciato un segno indelebile anche nei suoi alleati. Saremo le vittime principali, dice Scotto, di questa danza sull'orlo del burrone che la Meloni vuole fare al paese, tra richiamo presidenzialista e flat tax al 15% per arricchire ancora di più i miliardari e scassare lo Stato sociale. E appunto, abbiamo detto, queste sono le parole di Arturo Scotto, coordinatore nazionale di Articolo 1. Andiamo a leggere a piede pagina, centrodestra, Salvini al centro, anzi, Salvini, pace fiscale, stop alla Fornero, chiuso il programma, giustizia, ambiente tra le priorità, Berlusconi dice abolire l'IRAP, nessuna patrimoniale, quindi il centrodestra che termina la stesura del suo programma che sarà sottoposto al leader, riforma della giustizia, abbiamo detto, ambiente sono le priorità, il tutto mentre tiene banco la questione della leadership. Matteo Salvini è chiaro, se prende un voto in più Giorgia Meloni, il premier lo fa, lei ha dichiarato Salvini. E poi la leader di Italia Viva dice disponibili per il terzo polo, se Carlo ci sta noi ci faremo trovare pronti, Calenda contatti con Renzi ma accordo ancora da chiarire. Queste erano la politica, appunto le manovre dei partiti alle ultime curve, il Toto candidati anche in Campania, la Carfagna pronta a correre, a Napoli Berlusconi invece non ha ancora sciolto la riserva, Forza Italia patto con i consiglieri regionali, il PD punta sui big ma c'è chi rimpiange il campo largo. Che cosa significa? Il centrodestra campano al lavoro per la definizione dei nomi, confronto vediamo tra il commissario Fulvio Martusciello e il gruppo regionale che attraverso Anna Rita Patriarca conferma che saremo presenti con idee e progetti innovativi in grado di invertire la gestione fallimentare della regione Campania sulle questioni più delicate del nostro territorio. Noi siamo e saremo l'alternativa all'immobilismo del centrosinistra. Martusciello proprio spiega che c'è un evidente salto di qualità nella costruzione di un'opposizione di contenuti di questa legislatura. Il gruppo regionale di Forza Italia è coeso, preparato e motivato, così ha dichiarato. E poi De Magistris, ex sindaco di Napoli, avvia la raccolta delle firme. Il sistema ci ostacola, dice, noi saremo gli innovatori. E poi il Movimento 5 Stelle, Costa conferma in campo il sogno e Cafiero De Rao, attuale presidente del CDA del Teatro Mercadante, che però non ha ufficialmente commentato le voci che lo vorrebbero in campo proprio con i pentastellati. Queste sono le prime manovre verso il voto del 25 settembre. E poi, allora, il report ministeriale, maggior aumento al centro-sud, gli incendi non si fermano, più morti per il gran caldo. E nei primi 15 giorni di luglio, vediamo il report, che cosa dice? Un incremento del 15% a Napoli. Le ondate di calore dunque sull'Italia nel mese di giugno, nelle prime settimane di luglio, hanno causato un incremento di mortalità, soprattutto nel centro-sud. A certificarlo è proprio il report curato dal Ministero della Salute nella seconda
seconda metà di maggio, la mortalità è risultata complessivamente superiore all'atteso a Brescia, Roma, Pescara, Bari, Potenza, mentre a giugno si segnala complessivamente una mortalità del 9% superiore all'atteso a Torino, a Roma, Napoli, Bari, e dal report risulta che dal 1 al 15 luglio c'è stato un incremento significativo della mortalità, addirittura pari a più 21%, con incrementi in particolari a Brescia, Bologna, Firenze, Roma, Latina, Viterbo, Napoli, Cagliari e poi a seguire le altre città italiane. Intanto nei prossimi giorni ci sarà uno stop del caldo africano e tanti purtroppo temporali previsti. Allora andiamo adesso con Repubblica Nazionale, andiamo a leggere i fatti nazionali e in apertura naturalmente in vista della campagna elettorale, questo è il titolo: Calenda, Renzi, disputa sui seggi, il terzo polo vicino all'intesa ma diviso sui candidati e sul nome del simbolo. E poi la notizia che arriva dagli Stati Uniti, Trump, blitz dell'FBI, addirittura rischia il carcere l'ex presidente. Andiamo all'interno di Repubblica Nazionale, eccola qua, il primo piano proprio sull'inchiesta che ha riguardato l'ex presidente. Talpe, carte e dossier, il cerchio dell'FBI si stringe su Trump, gli obiettivi del blitz nella residenza di Mar-a-Lago, l'ex presidente potrebbe aver nascosto il dossier esteri o sull'assalto a Capitol Hill. Biden all'oscuro dell'operazione, il tycoon contrattacca e dice non mollo. Vediamo i passaggi da dove nasce appunto l'inchiesta contro Trump, i primi sospetti sull'ex presidente. A febbraio l'agenzia governativa National and Records Administration chiede al Dipartimento di Giustizia di indagare su un possibile uso illecito di documenti riservati da parte di Trump e dunque il giallo dei file per l'agenzia. Trump ha forse violato il Presidency Record, una legge che impone ai presidenti di consegnare i documenti della propria amministrazione, proprio inclusi quelli classificati appunto che sono segreti. E poi un possibile link con il 6 gennaio, tra i documenti rubati potrebbero essercene alcuni sull'assalto, ricordiamo, al congresso del 6 gennaio 2021 Trump li avrebbe fatti a pezzi ma alcuni collaboratori li avrebbero rincollati. Il blitz dunque l'8 agosto 2022, nella notte tra lunedì e martedì l'FBI perquisisce la tenuta di Trump, secondo lo stesso ex presidente gli agenti avrebbero sequestrato appunto i documenti e condotto controlli nella sua cassaforte e dunque potrebbe addirittura rischiare il carcere. Dietro il sostegno al tycoon, la paura dei repubblicani per un nuovo Watergate. Allora andiamo avanti con Repubblica Nazionale, andiamo in Italia, ritorniamo sulla politica italiana. Renzi, Calenda un passo dal sì, seggi e candidati ultimi scogli. Oggi l'incontro decisivo, il numero uno di Azione punta ad avere il nome del simbolo. Italia Viva fa i conti sui collegi da spartire, l'idea di una donna frontrunner circola, l'ipotesi Carfagna, la ministra dice questo partito un leader ce l'ha già. E dunque l'accordo non è ancora fatto, i promessi partner del terzo polo Matteo Renzi e Carlo Calenda non si sbilanciano, ci sono alcuni nomi da sciogliere sia sul nome di Calenda nel simbolo a cui il leader di Azione punta, ma anche sulle candidature. La spartizione dei collegi dovrebbe essere 50-50, diversamente Renzi si troverebbe a non riuscire a garantire i propri candidati perché sicuri sono solo i capilista. Tuttavia, continuiamo a leggere, Calenda si mostra ottimista, stiamo lavorando, dice, nell'intesa per far nascere il terzo polo con Renzi. E dunque oggi decisivo anche nel centro-sinistra l'incontro. Andiamo
a continuare a leggere in pressing sul retroscena su Draghi. Il centro lo riportiamo a Palazzo Chigi, ma lui si defila ancora. I leader di Italia Viva e Azione, dice, sarà il nostro premier, ma i Dem attaccano. I due più impopolari cercano la sua luce riflessa. Così il bis, dunque, che si allontana. Di Battista, ecco le dichiarazioni proprio di ieri, ultimo addio ai 5 Stelle, non mi fecero capo, Grillo e padre padrone. Queste sono le dichiarazioni proprio di Battista sui social. L'ex deputato dice: molti non mi vogliono, tra loro anche Fico, il futuro sarà con Casaleggio Junior. La replica del fondatore: è rimasto ai gilet gialli, dice, è il giorno del Dibba furioso contro Beppe Grillo, padre padrone, così lo definisce, contro il Movimento 5 Stelle che lo malsopporta e che ai tempi di Di Maio gli ha impedito di lanciare l'OPA e diventare leader. Dunque via dalle stelle, Alessandro Di Battista strappa, non si candida, spiccona il garante, fonderà un'associazione culturale per fare politica da fuori e poi si vedrà. Chi conosce bene l'ex deputato pronostica però che l'obiettivo siano le europee 2024, mettersi in scia al probabile fiasco elettorale del partito di Conte, rottamare definitivamente il brand appannato dal movimento per dare via poi a un nuovo soggetto politico. Con chi? Davide Casaleggio, la compagna Enrica Sabatini, Acaledi, Rousseau, e si è già detto disponibile dunque a dialogare. Questi sono i prossimi scenari e le ipotesi ovviamente per l'ex deputato. La svolta tardiva nel Pasdaran, che ha perso la fede nel guru. Sono un prete, leggiamo, ma non credo al Papa. Scientology è una fede, ma quel non mi convince. Avrei potuto candidarmi nel Movimento 5 Stelle, dice, ma non mi fido di Grillo. Una di queste tre frasi l'ha detta proprio ieri Alessandro Di Battista. Allora adesso andiamo ai fatti regionali, cominciamo con Repubblica, andiamo a Napoli che apre su Piazza Garibaldi, senza pace, ritornano rifiuti e clochard. E poi la notizia del concorsone, via le domande, la carica per 1.394 posti al comune. Allora andiamo all'interno di Repubblica, abbiamo parlato del concorsone, via le domande, ed ecco il concorsone tanto atteso, sono stati pubblicati anche i bandi per la città metropolitana. L'8 settembre è il termine ultimo per partecipare e noi vediamo i particolari proprio nel servizio. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito del Comune di Napoli il bando dell'atteso concorso misto Comune e Città Metropolitana. Messi al bando sia posizioni per diplomati che per laureati. Il concorsone prevede prove selettive per esami di 719 unità di categoria C, di cui 215 agenti di polizia municipale a tempo pieno e indeterminato e 43 unità a tempo determinato. Per la categoria D si assumeranno 378 unità a tempo indeterminato e 199 a tempo determinato. Infine si cercano 55 dirigenti a tempo indeterminato per il Comune di Napoli. Sarà possibile presentare domanda online a partire dal 10 agosto. La registrazione, la compilazione, il pagamento della tassa e l'invio della domanda devono essere completati entro l'8 settembre. Sui tempi ero preoccupato, lo sono ancora, perché pubblicare un bando il 9 di agosto ovviamente crea un po' di imbarazzo, anche perché i termini sono 30 giorni o dovrebbero essere, poi magari vediamo che il bando non sarà così, ma è molto probabile che i termini saranno 30 giorni dalla data di pubblicazione. Speriamo che tutti gli uffici dell'anagrafe, soprattutto per i documenti, per chi ha il documento scaduto, ma speriamo funzioni al meglio, proprio per dare la possibilità a tutti di poter partecipare a questo concorso. Per il segretario della CGIL Nicola Ricci, questo concorso è una delle notizie più buone degli ultimi anni ed era necessario. Non è la panacea a tutti i problemi della città, ma è un buon viatico e quindi saremo molto attenti e vigili perché siano rispettate le procedure, la tempistica e soprattutto siano rispettate quelle che sono i requisiti di competenza, professionalità e grande avvio di una macchina amministrativa che deve rimettersi in moto.
Allora, leggiamo una notizia che riguarda la sanità, l'ASL 1, nuovo mandato da DG per Verdoliva in regione, vertici di aziende e ospedali, emergenza estiva, liste d'attesa e Covid. Bene, ieri c'è stato un summit a Palazzo Santa Lucia, De Luca ha convocato appunto tutte le nuove nomine di ospedali e ASL. Allora andiamo avanti, in apertura c'era Piazza Garibaldi, il degrado, riecco i rifiuti e i senza dimora, nonostante l'impegno del comune resta il degrado nell'area, la richiesta dei residenti e commercianti, interventi quotidiani, e queste sono le foto che ha pubblicato appunto Repubblica, che rappresentano esattamente quello nel titolo, il degrado appunto di Piazza Garibaldi. Allora andiamo a leggere una notizia di ieri causata proprio dal maltempo, la paura in Irpinia, parliamo di Monteforte Irpino, dove il maltempo, l'acqua ha trasformato appunto piazze e strade in fiumi in piena, e strade trasformate, ecco questo è l'articolo, in fiumi di fango e detriti che hanno travolto ogni cosa, auto trascinate per centinaia di metri, il maltempo appunto torna a far paura in Campania, poi dove la Protezione Civile ha confermato l'allerta gialla per altre 24 ore. Scene ancora una volta drammatiche, dunque in Irpinia, un film già visto a Sarno, ricordiamo 15, che nel maggio del 1998, questa volta la furia del maltempo si è scatenata nel centro abitato di Monteforte Irpino, un nubifragio ha fatto scivolare dalla montagna una massa enorme di acqua che ha messo in ginocchio il centro storico, alcuni automobilisti hanno cercato di tornare a casa ma sono stati costretti a rinunciare, le strade di via Loffredo, via Nazionale erano ormai diventate dei violentissimi torrenti di fango e detriti. Alla fine non si sono contati feriti o dispersi, fortunatamente, ma solo per pura casualità. Tuttavia i danni sono pesanti e soprattutto la rabbia dei cittadini e anche dei commercianti del posto è tanta, perché riporta alla mente esattamente le stesse scene viste nel settembre del 2020. Noi sentiamo appunto le voci dei commercianti che abbiamo sentito ieri sul posto. Succede ogni volta, insomma, che c'è, piove un po' di più, insomma, che ci sono questi fenomeni sicuramente massicci, però insomma, importanti, però ogni volta che c'è un fenomeno importante risuccede e quindi siamo un po' preoccupati su questa questione. È un fatto abbastanza grave, dico, no? È un fatto molto 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 grave. I lavori che sono stati svolti non bastano e bisogna evidentemente fare un investimento molto più importante per arginare, diciamo, un problema che si ripete ogni volta che piove. Non si può fare nulla giù, perché se ha visto i video sono troppo, l'acqua è arrivata con molta furia dalla montagna, per cui è un po' difficile che si possa fermare con delle piccole, dei pochi lavori che sono stati fatti giù. Siamo alle solite, non è cambiato niente. Qualche pezzo è stata messa, ma più che altro non è che abbia retto più di tanto, visto che poi la furia dell'acqua si è ripetuta. Va affrontato questo problema anche in fase come amministrazione, per cui dobbiamo garantire che quando piove non si verificano queste situazioni, che sono situazioni un po' anche imbarazzanti. Si prospetta un'evacuazione di famiglie, no, come la volta scorsa? Credo che ci siano evacuazioni, perché effettivamente alle case non c'è stato nessun problema, ma comunque ci sono i vigili del fuoco che prima di fare qualsiasi intervento verifichiamo e vediamo. I danni verranno poi calcolati, ma non è solo una questione economica, è una questione proprio di spaventi, di cuore, perché eravamo chiusi oggi e quindi vedere tutta quest'acqua abbiamo subito pensato che cosa era potuto succedere e quindi siamo accorsi. Ho pensato al peggio perché sicuramente ho avvertito che era una cosa molto molto più grave. Effettivamente è stata così, abbiamo delle persone bloccate sopra praticamente nel palazzo. E andiamo al Mattino Nazionale, vediamo la prima pagina del Mattino che apre sulla politica. Centro Calenda apre a Renzi, oggi il vertice decisivo, si tratta anche sulle liste, il leadership, spunta l'ipotesi di una donna centrodestra, Berlusconi presenta il simbolo, Meloni, Forza Italia, alto là a Salvini sulla flat tax.
al 15%. Allora andiamo all'interno a leggere i fatti nazionali. Dal Mattino, lettera dei banchieri, l'ABI avverte i partiti, scelte coraggiose su Europa e crescita, quindi risollevare la competitività e tutelare il potere d'acquisto. Moody's porta a negativo anche il rating delle banche. Allora andiamo all'interno a leggere ancora, sfioriamo le pagine, parliamo di Putin blocca i beni italiani, energia e banche dunque a rischio, congelata la vendita di asset controllati in Russia, l'elenco atteso proprio questa settimana, nel mirino le operazioni di Enel e le mosse di Unicredit e Intesa San Paolo, quindi le aziende italiane in Russia proseguono senza cambiamenti. Queste sono la fotonotizia, proseguono senza campamenti, continuano le loro attività in Russia senza alcun danno. Allora andiamo, l'escalation dei prezzi, l'energia, costi 5 volte in più a settembre, possibile stop. Questo è lo scenario prospettato dall'intervista di Enzo Leva, l'imprenditore del settore della carta, dice metà del fatturato per elettricità e gas. La guerra Russia-Ucraina non c'entra, la colpa è della speculazione finanziaria. E dunque Enzo Leva, la sua azienda opera da oltre 33 anni in Campania nel settore della carta, uno dei più colpiti dai rincari dell'energia. Quanto sta pagando? A maggio del 2021, quando è iniziata questa assurda escalation, il gas e l'energia incidevano complessivamente per circa 120 euro su ogni tonnellata di produzione. A maggio 2022 siamo arrivati a 763 euro a tonnellata, pari a 400 euro di energia elettrica e 363 di gas. Ciò vuol dire che per noi il costo globale dell'energia è arrivato in un anno a ben 40 milioni di euro, risponde Vincenzo Di Leva, casertano, patron di Paperdì SRL, specializzata in prodotti di carta monouso, 200 dipendenti, una cartiera di proprietà da 75 milioni di fatturato nel 2021. Dunque sono cifre enormi per una media di una azienda, e questa è l'escalation dei prezzi e dunque i possibili scenari da settembre in poi. Eccola la politica, le manovre al centro, Calenda apre a Renzi, lavoriamo a un accordo, trattativa sul listone. Dunque oggi l'incontro decisivo appunto tra i due leader, l'ipotesi di una leader donna spunta il nome della Carfagna. Per Renzi il frontman può essere Calenda, ma lui dice possibile una scelta femminile. Il ministro del Sud si schernisce, dice la guida di azione esiste già. E dunque evita le polemiche. Il fronte invece nel centrodestra, Berlusconi dice noi garanti nella politica estera, e nel simbolo entra anche il PPE. Ancora forza Fratelli d'Italia, azzurri, alto là, Salvini, irrealistica la flat tax, dunque al 15% è quello che dice Salvini. Allora andiamo adesso da Mattino Nazionale, andiamo ai fatti locali, andiamo a Napoli che apre sul caro bollette, boom di aiuti, sostegni, alzata la soglia del reddito per avere diritto al contributo, tante le richieste dal ceto medio, 200.000 ottengono il bonus, raddoppiato il numero delle famiglie in crisi purtroppo. Andiamo a leggere all'interno, il bonus energia dunque è il boom perché raddoppia il numero delle famiglie in crisi, il caro bollette, la caccia gli sconti, solo a Napoli ci sono 200.000 gli assistiti. Ancora le altre notizie, ma i tanti poveri in città, abbiamo bisogno di aiuti. Questa è l'intervista all'assessore alle politiche sociali Luca Trapanese, l'allarme che lancia, dice l'assistenza record di indigenti, parlano i numeri dal 1700 al 1830 clochard per le strade, serviamo oltre 1200 pasti al giorno, questo è lo scenario di Napoli. Continuiamo a leggere il Mattino di Napoli, le elezioni, la regione, consiglio, tagliate le ferie, niente stop a Ferragosto, i dipendenti precettati, gli eletti possono autenticare le firme per le candidature, la grillina Muscarà va all'attacco e dice soldi pubblici per la corsa ai partiti. Questi sono gli scenari nella regione Campania proprio in vista delle elezioni. Allora passiamo adesso col Mattino, cominciamo dalle province, cominciamo da Avellino,
che apre sulla movida dietro front sugli orari, la nuova ordinanza, la deroga fino all'una per altre zone, la Nargi, la programmazione dice sta funzionando, dunque il limite per la musica ad alto volume nel centro storico torna ad essere a mezzanotte. Senato, questa è la politica, invece sempre dal Mattino di Avellino, Senato Fratelli d'Italia gioca la carta barbaro, un tris per il PD irpino, l'ex esponente leghista dovrebbe essere schierato all'uninominale Avellino Benevento, deroga Dem per Petracca alla Camera, D'Amelio e Ciarcia invece nel listino proporzionale, quindi anche nelle province campane, nelle altre province campane le manovre nei partiti. Allora, parlavamo di movida, il prefetto che chiama i locali, niente alcolici ai minori, dice come gli irpini sono stati bravi durante il periodo della pandemia, quindi altrettanto lo devono fare a Ferragosto, e richiama i commercianti e i titolari dei locali per vietare l'uso di alcolici ai giovani, di somministrare in particolare l'uso di alcolici ai giovani. Allora, adesso da Avellino ci spostiamo a Benevento, che apre anche qui con l'ospedale i nuovi concorsi, il direttore di Santo è nomina per la Capone, da Sant'Alfonso SOS dei sindaci subito un vertice. Allora andiamo all'interno a leggere la politica anche qui nel Sannio, verso il voto Azione crisi congelata dopo la virata al centro di missioni stand by, il presidente Nazzaro rivede la decisione, quadro mutato, sì a contenitore Lib Dem, cavallo di più Europa, dice noi con il PD, rompere ora è una mossa sbagliata. Allora andiamo a sfogliare ancora dal Sannio, anche qui abbiamo letto prima le nuove nomine nella sanità, San Pio, il piano Morgante, sinergia, qualità e crescita, ieri appunto si è insediata la nuova manager dell'ospedale San Pio, punterò, dice, a riqualificare il Sant'Alfonso, nomine conferma per Di Santo e poi Capone, la neo direttrice amministrativa. Anche quindi a Benevento cambio di guardia alle poltrone della sanità. Fiamme nel deposito dei razzi nautici, rischiata la tragedia. La cronaca poteva andare peggio, dice Enzo Pacca, danni solo alla struttura. Appena saputo dell'incendio mi sono subito recato sul posto, lo spavento è stato tanto, ma per fortuna i dipendenti stanno tutti bene. Sono le prime parole appunto del primo cittadino di Pannarano, Enzo Pacca, che ieri mattina ha seguito la vicenda del rogo divampato nello stabilimento industriale del centro Sannita. Allora andiamo adesso a Salerno, leggiamo anche le notizie dal Mattino Salernitano, che apre sul turismo, manca la strategia, le inchieste appunto proprio del Mattino sul turismo, gli operatori dell'accoglienza, itinerari in inglese, un calendario di eventi per i visitatori, città piena di negozi, città piene e negozi chiusi, commercianti, albergatori dicono ospitalità e servizi vanno programmati. Ebbene, allora andiamo all'interno a leggere l'indagine sull'anticorruzione, queste sono le parole del presidente della provincia strianese che difende gli appalti contestati, atti sempre irregolari, ha detto abbiamo agito solo nell'interesse della comunità, senza soldi non si può programmare, il decreto scuole imponeva tempi ristretti. Dunque il presidente della provincia attraverso una conferenza stampa ha chiarito la sua posizione rispetto all'inchiesta che lo ha visto coinvolto, e questa invece parlavamo appunto nell'apertura del turismo, tra i negozi chiusi, su accoglienza e servizi, manca una vera strategia, commercianti e albergatori, ecco le proposte per migliorare l'ospitalità, attività sempre aperte a turno, dicono più aree pedonali e un calendario su eventi e luoghi fruibili. Questa è l'inchiesta appunto fatta dal Mattino proprio sul turismo, l'assistenza sanitaria, il Ruggi preso d'assalto, via i malati non gravi, ora un patto con l'ASL. Ieri mattina 43 pazienti trasferiti, solo 3 erano casi di reale emergenza. Bruno della CGIL Medici dice dare direttive al 118 per portare i codici verdi in altri ospedali. Allora andiamo a dare un'occhiata anche al quotidiano Cronache Salernitane, che apre con Salerno, con la politica. Salerno, Forza Italia schiera Ciccone, nell'agro c'è Gambino, nel listino di Salerno Fratelli d'Italia con Cirelli, Rauti,
fabbricatore Imma Vietri, Cilento conteso dalla Lega e poi Iannone capolista al Senato nel proporzionale, dove potrebbe approdare anche Tomasetti. Anche qui parliamo di ASL e Sanità, il nuovo direttore generale nomina il nuovo staff, Sosto si insedia e preme Coscioni. Milena, invece, la sorella del primario, sarà direttrice del personale. E poi c'è la cronaca, spaccio di droga tra Salerno e Agro, condannati tre pusher di Ciro Marigliano. E poi anche chiudiamo con il calcio, il terzino in campo con la Roma, Iervolino esautora De Santi, se risolve il caso Mazzocchi preso Vilena, si attende il sì di Candrena, Maggiore invece vicino. Dunque chiudiamo con la nostra rassegna stampa con l'edicola di 8 Channel, io vi ringrazio di averci seguito e vi auguro una buona giornata.